Ho sempre preso in scarsa considerazione le voci e dicerie di improbabili riti satanici che avverrebbero da queste parti. Sacrifici umani praticati sottoterra e tramandati da secoli, no, non credo proprio. Perché? Perché non ci sono prove concrete, sono racconti, leggende, dicerie del popolo. Le sento da quando ero bambino. Servono a rendere ancora più affascinanti queste terre, soprattutto ai turisti. Abbiamo commesso un grave errore. Quella statuetta viene da Volterra, è l'ombra della sera. Avevo scordato di parlarvene visto quello che era successo. Un dettaglio importante. Beh, questo apre una nuova strada alle indagini. Ad ogni modo la pista nuova parte da Volterra. Non è escluso che Coralba abbia passato qualche giorno là, abbia comprato la statuetta e sia tornata qui. Chiediamoglielo, forse si è ripresa. Telefonerò più tardi a Donatello, ora riposatevi un po'. Io vengo a fare una doccia.